Peggy 18. Night rolls in like a black tide. Dying Light sarà il prossimo survival horror sviluppato da Techland, la stessa software house di Dead Island. Gli zombie devono piacere molto ai ragazzi di Techland. Infatti, proprio come in Dead Island, il giocatore dovrà vedersela con orde di morti viventi. Dying Light sarà un'avventura in prima persona, ambientata in una città completamente esplorabile. La particolarità del mondo di gioco è l'alternarsi del giorno e della notte. Se durante il giorno gli zombie saranno meno famelici, ma comunque pericolosi, la notte i nostri nemici saranno più aggressivi. Il protagonista sarà in grado di saltare e arrampicarsi su luoghi difficilmente raggiungibili dagli zombie. Dovrà sfruttare, oltretutto, tecniche stealth, confondere i nemici lanciando fumogeni o facendo scattare l'allarme di un'automobile. L'atmosfera è agghiacciante di notte, con centinaia di zombie a presidiare le strade. Il gameplay, invece, diventa più ragionato durante il giorno. Un'altra caratteristica interessante è che il protagonista potrà essere infettato dal virus, ma non è chiaro, in questi casi, come si dovrà poi procedere. Il motore grafico è il Chrome Engine 6, che permette un notevole numero di nemici su schermo, ambientazioni dettagliate e scorci mozzafiato. La data di uscita non è stata ancora rilasciata, forse estate 2014. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One,